Ciao a tutti, nuovi veterani nel mondo dell'aviazione. Io sono Raed e bentornati sulla serie di tutorial a bordo della TR. Oggi eseguiremo l'avvicinamento e l'atterraggio e anche il taxi, perché è un po' particolare sulla TR, soprattutto preparandoci alla hotel mode nell'aeroporto in cui arriveremo. Iniziamo a fare una preparazione, siamo a 5 minuti circa dal top of descent, quindi inizieremo a parlare del top of descent innanzitutto e poi pian piano andiamo a fare il briefing per l'avvicinamento e tutto quello che ci serve fare poi per l'avvicinamento, ok? Partiamo, innanzitutto il top of descent è indicato da questo simbolo, pallino bianco con scritto TOD di fianco. Potete vederlo qui, ma come potete vederlo anche sulla pagina Progress all'interno del vostro MCDU. Come vedete c'è la scritta TOD, ci mancano 5 minuti e 8 miglia. Abbiamo tutto il tempo quindi per prepararci. Andremo ad eseguire un ILS sulla pista 20 di Alghero. Vi faccio vedere la cartina. Ora come ora, dato che dobbiamo prepararci per la discesa, quello che ci interessa è andare a inserire la target altitude. Ora, se noi fossimo sotto controllo, il controllore ci direbbe esattamente a che quota scendere a seconda di quelle che sono le sue preferenze, ok? E la sua preferenza dal punto di vista di traffico, chiaramente. Noi in questo momento però non siamo sotto controllo, quindi dobbiamo dare una target altitude al nostro aeroplano che sia consona e corretta per il proseguimento del nostro volo. Non abbiamo target altitude su tutta la rotta, l'unica che abbiamo è quella per agganciare l'ILS. Quindi, come ogni volta, come in ogni tutorial che ho sempre fatto, vado a inserire la quota per l'intercettazione dell'ILS, che è 3000 piedi. Lo vedete dalla, diciamo, proiezione laterale di quella che è la nostra cartina, il nostro avvicinamento, il nostro ILS. Quindi andiamo sul nostro nottolino della quota e andiamo a girarlo verso 3000 piedi. Cosa si fa adesso? Non si inizia a scendere subito col VNAV, ma inizieremo a scendere con la vertical speed. Quindi clicco su vertical speed e scendo tra i 500 e i 1000 piedi al minuto circa. Nella realtà, togliendo anche un po' di potenza ovviamente, nella realtà praticamente noi iniziamo a scendere con questo angolo. Adesso in realtà sono sceso un pochettino dopo, quindi vado a recuperare. Si inizia a scendere con questo angolo per evitare di iniziare una discesa troppo ripida, ok? Quindi diventa un pochettino più smooth se noi iniziamo a scendere un pochettino prima del top of descent a 500-1000 piedi al minuto e poi ci inseriamo sul VNAV. Quando l'aeroplano va a intercettare il VNAV path, quindi letteralmente il VNAV path è una linea che scende, l'aeroplano lo va a intercettare come il glide slope, come quando siete più bassi sul glide slope, e inizia poi a scendere, quindi clicchiamo sul VNAV. Come sappiamo che noi abbiamo agganciato il VNAV path? Da questo quadrato. In questo momento noi ci troviamo sopra, andremo a gestirlo col muso. Purtroppo sulla TR ancora questa cosa non funziona proprio benissimo, quindi praticamente, come vedete, noi il VNAV dobbiamo andare soltanto ad aumentare l'angolo di discesa e lui in automatico va a spostarlo. Non è proprio esattamente corretto. Quindi voi iniziate a scendere e poi andate ad adeguarvi con la vertical speed per portare il quadratino della V-deviation, questa che si chiama V-deviation, al centro. Nel momento in cui è al centro vuol dire che l'aeroplano sta seguendo il vertical path. Abbiamo iniziato la discesa, mi raccomando, gestite la potenza, è molto importante. Un'altra cosa appunto da inserire è che la velocità, quindi andiamo su manuale, la dobbiamo inserire a 240. La target speed per la discesa è esattamente 240 nodi, quindi possiamo lasciargli un pochettino di spazio. Ricordatevi appunto, ripeto, che l'aeroplano non ha l'autothrottle, quindi la gestione della potenza quando inizia a scendere sta tutta nelle vostre mani. Adesso noi siamo alti, quindi stavamo volando a 200 nodi di indicata, ma se fossimo stati a 15.000 piedi avremmo volato a 240. Quindi tra il 240 e l'overspeed c'è veramente poco, cioè inizia a scendere subito, accelera. Quindi fate attenzione, perché se vai in overspeed la gestione della V-path vi entra in pitch hold
e quindi non vi segue più il path della vertical, quindi non vi segue più il VNAV, scusate, ma vi mantiene quell'attitude, perché lui si aspetta che il pilota faccia delle azioni per evitare questa cosa, ok? Quindi dovete poi uscire dall'overspeed e reinserire il VNAV path, ok? Magari adesso poi accelero un pochettino così vi faccio vedere. Immediatamente dopo aver iniziato la discesa, l'aeroplano lo sa e vi tira fuori la descent checklist, che è esattamente quello che andremo a fare. Quindi i messaggi di errore non ne abbiamo. Landing elevation check automatica, FMS nav performance, perfetto. Iniziamo a fare le performance. Andiamo sul nostro MCDU. Sbaglio tasto. Ok, andiamo sul nostro MCDU performance e abbiamo l'approach. Andiamo a inserire i dati del nostro avvicinamento. Innanzitutto, a Ravel Airport siamo, il vento sarà 290/11 nodi con gust a 0 nodi. Quindi dovete scriverlo così, mi raccomando, perché se scrivete soltanto 290/11 non vi prende il valore. Dovete scrivere 290/11/gust. I gust sono le raffiche. Se non avete raffiche, lasciate 0 e lo inseriamo. Ottimo. Transition altitude sarà 7000, inseriamo la transition level. Il QNH sarà 1014. Molto bene, quindi sotto i 7000, in questo momento siamo a 13000, sotto i 7000 andremo a inserire 1014. Come vedete, la nostra velocità è 104 nodi, ok? Con una configurazione di flap a full. Qui sotto abbiamo un tasto per attivare le approach speed. Nel momento in cui le approach speed sono attivate, viene fuori scritto ACT qua di fianco. Non le attiviamo ancora perché l'attivazione è automatica. Controlleremo soltanto, quando saremo in avvicinamento, che l'aeroplano sia settato correttamente nella configurazione di avvicinamento, ok? Quindi torniamo su flight plan e un'altra cosa l'abbiamo fatta. Oltretutto, una cosa ora che la vedo. Vedete queste due linee che vanno? In teoria sarebbe la congiunzione tra due punti. Tranquilli, una volta che ci avviciniamo si resetta. Probabilmente, anzi sicuramente un bug. Guardate qua. Ho raggiunto una velocità abbastanza alta e vedete che mi ha passato su pitch hold? Questo non è corretto, quindi tolgo un pochettino di velocità. Rimetto VNAV path. Mi ritorna sul VNAV path. Quindi fate attenzione perché il cambio di modalità ancora non è controllato da un aural warning, quindi da un suono. Dovrebbe fare lo stesso suono del 320, quindi quella pip pip pip, così. Non lo fa, quindi purtroppo non ci accorgiamo neanche quando succede questa cosa. Quindi, FMS nav l'abbiamo settato, anzi, nav non ancora, quindi lo facciamo immediatamente. Seguiamo la checklist, così non mi dimentico neanche io le cose da raccontarvi, da spiegarvi. Andiamo sulla cartina di nuovo e andiamo a controllare quelli che sono i dati per il nostro avvicinamento. Ce ne servono due di molto importanti: il localizer, quindi la frequenza, e la course. La course la inseriremo dopo, nel momento in cui gireremo questo nottolino qua su VILS. Per eseguire un ILS, questo nottolino deve essere su VILS. In questo momento è su FM, quindi gestisce praticamente la source di navigazione, come vi ho spiegato nello scorso video, è gestita dall'FMS, dal Flight Management System. Girandolo su VILS la gestisce il Vorlock o l'ILS, quindi il sistema di navigazione un pochettino più antico, tra virgolette, fatemi passare il tempo. Ora, fatemi mettere un pochettino di zoom soltanto, molto bene. Ora andiamo a inserire la frequenza della nav, quindi basta cliccare qua sotto sul tasto nav e come vedete si apre la sezione nav e vado a inserire 110.15. Ecco fatto, 110.15 si è inserito, come vedete stiamo eseguendo benissimo la procedura, ottimo. E la parte di navigazione l'abbiamo fatta. Ricordiamoci la course, che la inseriremo dopo e vi farò vedere come. Torniamo sulla checklist. La minima sarà esattamente 500 piedi. Quindi per la minima bisogna mettere questo su MDA, girare fino a 500. Ok.
Vedete che flescia? È perché richiede anche quello del primo ufficiale, che lo gireremo qua, su MDA. Molto bene. La minima, adesso vediamo se ho tempo di spiegarvelo, credo di sì. La minima la vediamo da qua sotto. In questo caso il nostro, la divisione tra i vari tipi di avvicinamento ci viene dal gradiente massimo di salita in caso di missed approach. Richiede un tipo di LS, richiede 4%, l'altro richiede 2.5. Noi siamo nel range di 2.5, non è un aeroplano che sale velocemente, quindi la nostra minima sarà appunto, oddio, 495, arrotondato 500, in teoria aggiungerei un 20 piedi circa, normalmente si aggiungono dei piedi in più, ok? E infine il nostro arrival briefing è completato. Molto bene. Bene, allora, scusate il taglio, mi sono preso un pochettino più di tempo e di spazio per scendere. Il VNAV era un pochettino troppo ripido, quindi ho fatto fatica a rallentare, soprattutto dovevo rallentare un pochettino prima, ma parlandovi e gestendo il tutto tecnicamente era impossibile. Quindi mi sono fatto un giro. Il target è raggiungere 180 nodi quando iniziamo a fare la nostra virata verso il finale, così che noi abbiamo già i flap settati su 15 e ci aiutano molto durante la discesa poi del glide slope a eseguire la nostra discesa in sicurezza e mantenendo anche una velocità corretta, ok? I flap aiutano moltissimo sulla TR. Quindi io mi sono fatto adesso un vectoring, vi faccio vedere come si fa un diretto. Allora, basta andare, molto semplice, sull'MCDU, DTO, lo dobbiamo fare a David, cliccate sul tasto corrispondente al punto, vi chiede, ci sta? Via, si va, exec, e vi ricrea la linea. Adesso io devo ricliccare su nav, così mi inserisce nel nav e mi fa la virata. Ecco come si fa un diretto. Ora, mentre ci giriamo verso quel diretto lì, vado a mettere la potenza al minimo, ci troviamo a 3000 piedi, così io sono un pochettino più tranquillo nella gestione della potenza. Ovviamente voi, essendo da soli, avreste potuto, e più tranquilli ovviamente di me, avreste potuto benissimo iniziare a rallentare molto prima, così durante la discesa lui man mano rallentava e così sarebbe stato più semplice sicuramente. Allora, ci troviamo a 180 nodi, limite di flap a 15 e 185. Ok, quindi io posso già inserirmi i flap. Ok, ci teniamo ovviamente sotto la linea rossa. L'aeroplano sta andando a intercettare in questo momento l'El Nav. Alright, va diretto diciamo verso in realtà sta andando verso David, ok. E così abbiamo un pochettino di tempo per preparare l'aeroplano. Siamo sotto i 10.000 piedi, quindi possiamo iniziare a mettere anche la nostra approach checklist, ok? Ok, quindi, approach checklist. Seatbelts on, landing lights on, l'abbiamo fatto. Altimeter set, 1014 e 1014 di là, l'ho fatto off camera ma... cabin altitude set, molto bene. Già che ci siamo, portiamoci avanti anche con un altro item. Dato che siamo in discesa, la potenza la stiamo gestendo noi, andiamo a mettere il power management su takeoff. Lui manterrà, vi ricordo, 82 DMP fin quando noi non metteremo la potenza su ramp, in caso di go around per esempio. Quindi noi potremo fare go around anche in notch, ok? Senza nessun problema. Però per ora mantiene 82, quindi esattamente come la cruise, ok? Quindi non ci cambia niente, ma abbiamo tolto un item dalla nostra lista. Dato che stiamo per iniziare la nostra virata per andare a prendere il localizer, andiamo a settare l'aeroplano per questo. L'El Nav lo mantiene, ma tanto prenderà sicuramente tutto in questo momento. Quindi giriamo il nottolino su VILS. Eccoci qua. Guardate, ha preso localizer e glide slope. Ne approfittiamo per girare la course. La course sarà 202. Molto bene. Togliamo potenza, oltretutto, perché... Ok. E adesso la nostra prossima target speed sarà, diciamo, qua sotto. Ok. Per andare a tirare giù i carrelli. Sotto
i 160 c'è un triangolino. Questo è il triangolino che ci indica la velocità corretta di transizione dei carrelli, ok? La velocità massima dei carrelli è 185 modi, ma c'è una velocità di transizione che è più o meno sui 160. Quindi attendiamo di raggiungere quella velocità e tiriamo giù i carrelli. Possiamo permetterci di superarla un pochettino in alcune situazioni. Ovviamente poi bisognerebbe andare a fare la manutenzione del carrello, però non penso che sia il caso di oggi. Abbiamo comunque ancora un pochettino di tempo. Il glide slope l'abbiamo preso, abbiamo tutto settato. Andremo a fare la before landing checklist. Ok, vediamo quanto manca. Siamo a 5 miglia. Dai, direi 5 nodi in più. Li tiriamo giù. Guardate quanto rallenta adesso. E ora sì, ora sotto queste due lineette andremo a inserire i flap. Intanto controlliamo che sulle performance le speed siano su act, molto bene. Siamo sotto le lineette, flaps full. Manteniamo idle, ottimo. Landing checklist, cruise advice, landing gear triggering, flaps full, power management take off. TLU to speed, low speed non ce l'abbiamo, quindi va benissimo. Icing AOA lights non ce l'abbiamo accesa. E signal lights on. Checklist completed. E continuiamo col nostro avvicinamento. C'è un bel po' di vento, molto di più rispetto a quello che in realtà il nostro meteo diceva, grazie Flight Simulator. Ma va bene così. Dato che c'è un pochettino di vento, io inizierei già a prendere in manuale il nostro aeroplano. E a dargli un pochettino più di potenza. In realtà mi tengo qualche nodo in più rispetto alla V-Approach. 5 nodi in più, ok? Proprio per correggere un pochettino il vento. Quindi, eye of control. In realtà tutto quello che c'era da fare per l'avvicinamento è fatto. Quindi ricordatevi, per l'ILS è importantissimo girare il nottolino su VILS. E poi funziona esattamente come ogni singolo altro aereo. Non dovete neanche cliccare il tasto approach, lo fa in automatico. Quindi adesso combattiamo un pochettino con il vento. Probabilmente la fisica dell'aeroplano a terra di Flight Simulator ci farà un pochettino penare, conoscendolo. Mi tengo un pochettino più basso, ok? Perché so che farò una flare un pochettino più alta, perché voglio cercare di drizzare il muso. Intanto abbiamo superato la minima, continue. Voglio cercare di drizzare il muso direttamente in volo, perché a terra so che non lo faremo mai. Bisogna controllare anche molto l'aeroplano a terra sull'asse laterale con la cloche. Non esagerate ovviamente, perché l'aeroplano tende a girarsi. Essendo ala alta tende a fare un pochettino di scherzi. Ok, se voi oltretutto poi una volta arrivati sulla pista lo portate in idle, va giù che è una meraviglia. Ok, mi tengo un po' basso come vi dicevo. Do tutto pedale. Alright. Vediamo se riesco a tenerlo dritto. Sì. Reverse. Molto bene. Manual braking. Perfetto. Mi raccomando, il reverse si mette nel momento in cui il muso tocca terra. Ok? Avete visto? Allora, è un aeroplano difficilissimo col vento, veramente difficile, questo lo dicono anche i piloti. Essendo dalla alta è molto soggetto anche al movimento dell'aeroplano, quindi dovete... Ero già in volo, nella flare ho girato l'aeroplano, ho cercato di tenerlo dritto, ovviamente bisogna compensare poi con gli alettoni. Manteniamo l'aeroplano in quella posizione, ovviamente lo fate quando siete quasi sulla pista, perché sennò poi l'aeroplano scarroccia tutto da una parte. Una volta toccato terra date ancora più pedale, perché la fisica di Flight Simulator non aiuta, e vi aiutate con la cloche per mantenere le ali dritte, perché il vento tende a rigirare l'aeroplano, e questa è una cosa che si fa anche nella realtà. In più andate a aiutare il muso a scendere, così che noi abbiamo tutti i carrelli che stanno toccando terra e possiamo andare a mettere il reverse. Ho messo il reverse e ho frenato, perché così l'aeroplano ha una velocità un pochettino più bassa e più controllabile a terra, quindi ci permette anche di essere più precisi. E siamo a terra. Finalmente siamo a terra. Quindi ora facciamo l'after landing checklist. Iniziamo a farla mentalmente e poi la controlliamo. Quindi tiriamo sui flap.
prima cosa che si fa con tutti gli aeroplani prima di uscire dalla pista, tirate sui flap, perché se vi dimenticate e per caso spegnete il sistema idraulico, i flap non vengono su, ok? Quindi tirate sui flap per prima cosa, non vi servono a terra, quindi va benissimo, ok? E accendiamo il timer. Cliccando su crono facciamo partire il timer. I motori devono stare in tra il flight idle e il low idle per 2 minuti prima di essere spenti. A noi interessa spegnerne soltanto uno in questo momento, spegnere l'uno, ok? Quindi li terremo per 2 minuti in, in flight idle, ok? Low idle. In realtà in questo momento li abbiamo tenuti per un minuto almeno abbondante uscendo dalla pista, ok? Quindi possiamo far passare anche un minuto. Così vi faccio vedere, anzi mi fermo qua, così vi faccio vedere anche la procedura. Metto i freni di parcheggio, ok? Quindi landing lights off. Taxi lights le lasciamo accese, le strobe lights le spegniamo, andiamo a su SURV e andiamo a mettere il transponder su standby, siamo in Europa quindi lo possiamo spegnere, e andiamo a fare il nostro, la nostra checklist, radar standby, radar meteo, non è un problema, flight controls locked, quindi mettiamo il gas lock, lo dimentico sempre, flap zero, trims reset, io lo metto normalmente sullo zero, ok, riporto il trim allo zero così è resettato. Ok, land and strobe lights off, l'abbiamo fatto. Anti de-icing off, noi l'abbiamo accesi. Probit su off, molto bene. Theory off. Ecco, è una cosa che mi sono dimenticato, ragazzi. Io durante il before taxi checklist vi ho detto che in realtà la theory non si dovrebbe accendere. E per il mio manuale, che è del 2012, quindi fa parte della TR600 ma è del 2012, quindi ha delle procedure che sono comunque un pochettino più antiquate, non è così. A quanto pare tra il 2012 e adesso hanno cambiato le procedure, quindi la TRU, che vi ricordo è quel sistema che permette di convertire l'alternate current in direct current, deve essere sempre accesa. Ok, sul mio manuale non lo diceva, qua nella checklist lo dice, ho visto che in realtà anche nella realtà lo fanno. Quindi la TRU, seguite la checklist, la TRU accendetela, ok, e spegnetela quando uscite dalla pista. Molto bene. Ora sono passati 2 minuti e come dice la checklist, after at least 2 minutes, mettiamo la condition lever del motore 1 su fuel shut off. Spegniamo letteralmente un motore, faremo un single engine taxi. Non ve ne accorgerete neanche che avete un motore spento. Veramente, molto semplice da taxare questo aeroplano. Quindi, ovviamente escono un botto di cast message perché tutti i sistemi si sono spenti da quella parte del motore, ma ovviamente il motore che noi in questo momento abbiamo acceso sta fornendo energia e tutto tramite i vari crossfeed dei vari sistemi, va a fornire appunto energia, pressione eccetera eccetera anche al sistema che dovrebbe gestire l'altro motore. Quindi andiamo a fare il taxi. Le procedure dell'after takeoff sono completate. Scusate, le procedure dell'after landing sono completate. E ci vediamo direttamente al gate. Ok, non ho ovviamente lo scenario di Alghero, quindi mi metto in un posto a caso. Vedo che qua c'è una linea, sarà un posto. Spegniamo le taxi lights. Bene. Anche in single engine l'aeroplano a terra si comporta egregiamente. Oltretutto è arrivato proprio poche ore fa un commento di uno di voi che mi chiedeva se era normale che l'aeroplano a terra taxasse da solo. È assolutamente normale. I turboprop hanno una potenza di idle che non è abbastanza bassa da evitare che il propeller faccia trazione. Quindi comunque il propeller fa trazione, comunque l'elica fa trazione, anche dovuto al fatto che siamo
nelle condizioni migliori per un helicad per girare, cioè a terra. Ok, l'aria è al... non era rifatta per un... niente. Quindi il, l'aeroplano... all'aeroplano piace tanto stare qui. Quindi per questo l'ATR taxa benissimo in idle, e tantissimi fanno il tax in idle. Anzi, dovete abusare dei freni. E c'era oltretutto uno di voi, che ringrazio di cuore perché è una cosa molto interessante, che mi diceva che alcune compagnie impongono il fatto di fare un taxi con un solo motore, quindi si risparmia carburante innanzitutto, ma si risparmia anche i soldi nei freni, perché comunque i freni si surriscaldano, e decollare con i freni surriscaldati non è una cosa bella, anzi non si può fare. Quindi perché in caso di ovviamente reject takeoff voi avete bisogno della potenza massima frenante, se i freni sono surriscaldati l'aeroplano non frena, ok? Non frena abbastanza. Allora, siamo arrivati al nostro gate in questo motore, e in questo momento il motore 2 è acceso ancora. Dobbiamo andarlo a portare nelle condizioni per usare il propeller brake. Ve le ricordate? Le facciamo insieme di nuovo ancora una volta. Conditions to feather o fuel shut off. In questo caso feather, abbiamo bisogno della potenza del motore che giri. Il gas lock inserito. L'aeroplano è a terra. Controlliamo di avere pressione idraulica. E ne abbiamo. La lucina verde sul propeller brake c'è, è ready. Il motore si è stabilizzato e andiamo a inserire il propeller brake. Si accende prop brake tra poco, eccolo qui. E possiamo confermare dall'altra parte che l'elica si è fermata. Molto bene. Molto 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 bene. In questo momento l'aeroplano è in hotel mode. Quindi in questo momento l'aereo si sta formando da solo energia, come se fosse un APU, e noi possiamo benissimo andare a fare un turnaround. Ok? Quindi qua, come vedete, abbiamo la parking checklist. Parking brakes are set. Taxi lights off. Condition lever è su fader. Beacon off. La mettiamo. Ok? Transponder standby. Tail prop on position. Il tail prop è praticamente un tassello che viene messo dietro la coda dell'aeroplano per evitare che l'aeroplano si inclini. Seatbelts off. Ok, perché comunque i passeggeri devono scendere. Allora, ora, esattamente come nelle checklist abnormal, ci chiede degli if, se andiamo a fare una nuova leg, la checklist finirà. Se vogliamo lasciare l'aeroplano, c'è un'altra checklist da fare, ok? Che sarà questa, che sarà quella di spegnere tutti i sistemi. Lo possiamo fare, non andremo a fare la checklist, ma semplicemente andiamo a spegnere l'aeroplano, ok? Così lo possiamo fare insieme. Io inizio sempre a fare praticamente così. Facciamo lo stesso giro che facciamo all'andata, quindi all'accensione, lo facciamo al contrario, ok? A ritroso. Quindi noi, prima cosa, andiamo a spegnere il motore. Esattamente come quando lo accendiamo in hotel mode, tutti i sistemi si sono spenti, chiaramente, non sono più alimentati. Attendiamo che il motore si spenga correttamente. Fatemi mettere la pagina corretta, se riesco a cliccare. Ok, controlliamo appunto che il motore si sia spento, controlliamo che... se noi togliamo il propeller brake l'elica non giri, ok? Quindi andiamo sulla pagina dell'idraulica, ok? Diamo idraulica con l'hydraulic auxiliary pump, togliamo il propeller brake, non deve stare ingaggiato, che okay? lo roviniamo se lo lasciamo ingaggiato tutta la notte, ok? Quindi lo togliamo, molto bene. E poi andiamo a fare a ritroso esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto all'accensione. Quindi spegniamo le pompe carburante. Ovviamente non facciamo più i test perché non ci serve. Quindi spegniamo le pompe carburante. Spegniamo le navigation lights. Spegniamo le wing lights e le logo. Spegniamo tutte le luci. Ok. DC generators su off. In teoria anche la utility bus dovrebbe essere spenta. Ok. Device seatbelts e le emergency lights su off. Windshield su off. AC wild.
hydraulic, ossigeno. E una volta fatto questo, volendo si fa la checklist o non volendo si fa spegnere la batteria. That's it. Finito. Finito. Quindi, ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo tutorial, vi sia stato utile, ovviamente. Mi spiace essere arrivato un pochettino alto nella procedura, ma appunto con quel taglio mi sono ripreso perché c'è davvero tanta roba nell'avvicinamento. È sempre difficilissimo parlare dell'avvicinamento perché è un workload troppo grande per riuscire anche a spiegare ogni singola cosa. Ma va bene così. Spero che non sia confusionario. Ovviamente i tutorial basici dell'ATR sono finiti. Come sapete bene, io voglio continuare, ok? Quindi il tutorial sull'ATR continuerà su cose più complicate, quindi fatemi sapere nei commenti se avete un argomento interessante di cui volete vedere un video. Ovviamente farò l'AirNav Approach, faremo magari un VR Approach, così ci alleniamo anche sull'ATR, anche se sono uguali con tutti gli aerei, ma lo facciamo anche sull'ATR. Quindi fatemi sapere se avete bisogno di un aiuto su qualcosa di specifico. In realtà le modalità più avanzate dell'MCDU non ci sono, perché non è così tanto complicato come può essere quello di un 737, in cui ci sono i fix, le hold, eccetera eccetera eccetera. Ancora le holding non le fa, quindi le inserirò all'interno di un video quando le farà correttamente, perché ancora non funzionano bene. Ovviamente nei momenti in cui arriveranno le failure parleremo anche delle failure su questo aeroplano, perché è il modo corretto di applicare tutto quello che abbiamo imparato sui sistemi all'interno dell'aeroplano, e sono anche molto divertenti. Oltretutto, avendo tutto questo sistema digitale, è fighissimo secondo me fare le failure. E ovviamente per chi lo sta guardando in un futuro ci sarà già, per chi invece lo sta guardando in questi giorni arriverà ovviamente uno o più video in cui faremo un volo completo, quindi possiamo mettere in pratica tutto quello che ho detto all'interno dei tutorial in un unico video, ok? Come i soliti video che ci sono sul canale, uno o più, perché in realtà ci sono tantissime destinazioni che mi piacciono sulla TR che voglio portarvi, e in tutti i video, come sapete, cerco di spiegare al meglio quello che faccio, così potete anche voi provare a vedere se di applicare le cose corrette, come poi le ho fatte nel tutorial, quindi togliendo poi magari tutte quelle che sono le spiegazioni, eccetera 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 eccetera. Io vi ringrazio di cuore, soprattutto per il supporto a questa serie, perché non me l'aspettavo assolutamente. Il primo video ha raggiunto tipo 1000 views in qualche ora, e cioè per un canale piccolo come il mio non me lo sarei mai aspettato. E quindi grazie davvero di cuore anche per le bellissime parole che avete sempre per me, davvero. E ci vediamo quindi nei prossimi tutorial, nei prossimi video, come al solito. Ricordatevi, se vi va, di mettere like, seguirmi, solite cose da youtuber. Vi ricordo che sono live su Twitch dal lunedì al venerdì, dal lunedì al mercoledì dalle 21:30 in poi, giovedì e il venerdì invece dalle 16 in poi. E vi ricordo che ho anche il canale Discord, c'è il link qua sotto se vi va di fare due chiacchiere. Siamo una community di pazzi, come sempre in aviazione, dai, ci sta. Bisogna essere un po' pazzi in aviazione. E vi ringrazio, grazie ancora, un bacione,